il responsabile dell'equipe multiprofessionale quali responsabilità ha? Abbiamo visto che c'erano alcune difficoltà, anche banali, diciamo così, nelle interlocuzioni con i servizi dei nostri comuni, con i servizi sociali, no? Quindi sarà il responsabile di questa equip, in un patto di corresponsabilità anche con la persona fragile che si rivolge, a farsi carico, diciamo così, di tutta la parte anche burocratica, di collegamento. Mi ricordo nella discussione che facemmo in commissione, venne fuori che per alcune di queste persone, anche semplicemente dover aprire un indirizzo di posta elettronica, cosa che sembra banale, no? Per noi che siamo iperconnessi 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno, invece può essere complicato, no? E quindi sta al responsabile individuato all'interno dell'equipe multiprofessionale farsi carico di questo, così come di farsi carico di tutti i collegamenti, diciamo così, con l'esterno, con il soggetto esterno e fino anche con il mondo del lavoro. Dall'altra parte la legge prevede anche una formazione di cui si fa carico la regione per gli operatori dei nostri comuni, dei nostri servizi, no? Perché c'è una necessità di nuova professionalità da una parte e di gestire appunto un approccio e una domanda diversa. Perché prima parlavo di un patto di corresponsabilità, cioè di un patto di diritti e doveri, no? Qui apro una parentesi politica. A me piace tenere, soprattutto in questa società oggi sempre più abituata a parlare di diritti, che i diritti si tengano insieme ai doveri, anche laddove appunto ci sono persone più fragili, in difficoltà, che però provano insieme alla comunità organizzata a fare un percorso per uscire, diciamo così, da questa condizione di fragilità e di vulnerabilità. Oltre a mettere a sistema strumenti che ci sono già, andiamo ad istituire quello che è il tirocinio, un tirocinio di orientamento, formazione, inserimento e reinserimento, finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone prese in carico dal servizio sociale professionale o dai servizi sanitari competenti. È un tirocinio quindi diverso dalle tre tipologie che erano già in essere, un tirocinio che può avere durata fino a 24 mesi e che eventualmente può essere rinnovabile. Anche il tirocinio verrà, diciamo così, regolamentato tramite una convenzione firmata da tutti i membri dell'equipe multiprofessionale e dal soggetto, diciamo così, cui il tirocinio si rivolge. Quindi questa del tirocinio ci piace definirla come un'ulteriore freccia, diciamo così, nel panorama degli strumenti a disposizione dei servizi sociali e sanitari per provare a dare una risposta. Un tirocinio che prevede appunto dettagliato nella convenzione un progetto e un percorso personalizzato, un tirocinio che prevede anche una forma di remunerazione a carico dell'ente proponente il tirocinio. Dal mio punto di vista c'è anche una nuova idea di welfare, no? Perché ho parlato di percorso personalizzato, di progetto personalizzato, di corresponsabilità, quindi non è più il vecchio welfare di tipo risarcitorio, riparatorio, assistenzialistico, ma è il provare a costruire insieme un percorso. Quindi non ci accontentiamo di darti un tot di risorse, ma proviamo anche lungo 24 mesi a costruire un percorso che possa far uscire le persone dalla situazione di vulnerabilità e fragilità in cui si trovano. C'è tutta una serie appunto di ventaglio di proposte, di possibili risposte, fino anche all'imprenditoria lavorativa, si parla di start-up, insomma si parla di possibilità di costruire un'impresa, così come sono enunciati anche eventuali sussidi messi a disposizione, contributi messi a disposizione invece delle imprese che si fanno carico, diciamo così, di assumere queste persone.
La legge entra, è stata approvata a fine luglio dell'anno scorso, è entrata però in vigore solo nel mese di ottobre e, come dicevo prima, stiamo andando a dettagliare meglio gli strumenti per darle veramente gambe. Tra il panorama naturalmente si parla condizione necessaria quando si parla di provare a creare anche impresa, di finanziamento, di possibilità di accesso al credito, del microcredito, insomma tutte queste cose.